Amore, facciamo sto video. Come va? Io ho l'umore a terra. Non mi dire che anche tu sei un po' triste e che ti sta avvenendo la depressione. Spero di no. Praticamente ha un mese che provo a far capire ai poteri forti che sono dalla loro parte e loro niente. Big Pharma manco mi ha inviato un computer nuovo per fare i video. Cioè, non dico, vabbè, lasciamo stare i regali, ma manco si sono fatti sentire. Niente, provo a fare il lavaggio del cervello alle persone che si stanno avvicinando alla verità. E niente, ai poteri forti non gliene frega niente, proprio, manco mi considerano. Praticamente non valgo niente, sono inutile e loro sono degli. Che mondo di. Ogni volta che la vita ci toglie qualcosa, il nostro umore va giù. Ma va giù, pure quando pensiamo di meritare qualcosa e non la otteniamo. Va giù ogni volta che pensiamo di stare facendo qualcosa di utile, ma non otteniamo i risultati sperati. E va giù pure quando pensiamo a qualcosa che avremmo potuto ottenere e non l'abbiamo ottenuta. In ogni caso, è più facile che il nostro umore vada giù piuttosto che salire. Farlo andare giù è facilissimo perché a un certo punto scopriamo che basta rimanere fermi e in quel caso il nostro umore va giù. Per farlo andare giù basta rimanere sul divano e pensare a quello che avevamo, a quello che avremmo potuto avere e a quello che non avremmo mai. Aspetta, e quando dico qualcosa intendo pure le cose che neanche si possono toccare e neanche si possono vedere. Ne so pure la dignità o la reputazione. Immagina quante persone sono tristi per il semplice fatto che non hanno avuto la possibilità di farsi perdonare da qualcuno. Il perdono lo puoi toccare, lo puoi vedere, no. Però il fatto di non avere il perdono li deprime. Angelo, pronto, vieni a mangiare. No, va, non ho fame. Poi mangio. L'umore è depresso quando va troppo giù, praticamente a terra. Si è depressi quando va troppo giù per troppo tempo. A tutti noi capita di essere tristi. La tristezza non è altro che la sensazione, la percezione di aver perso qualcosa. Mettiamoci d'accordo però, la tristezza è solo un'emozione spiacevole, determinata dalla sensazione di aver perso qualcosa, che potrebbe essere anche una possibilità. E praticamente se ti do una cosa, sei contento, se te la tolgo, sei triste. Anche perché a parità di esperienza o di possibilità, qualcuno potrebbe diventare contento e qualcuno potrebbe diventare triste. Che ne so, immagina qualcuno che è trasferito per lavoro. Quel qualcuno potrebbe diventare felice se pensa che può ricominciare una nuova vita, conoscere nuove persone, nuovi divertimenti, avere nuove opportunità. Qualcun altro potrebbe diventare triste pensando che deve lasciare i vecchi amici, non sa cosa va a trovare, non sa se la nuova città gli piacerà. Tutto comunque diventa molto più complicato quando perdiamo qualcosa di unico e irrecuperabile. Per questo non riesco neanche a immaginare il dolore che può provare una persona quando perde un figlio. Sarà devastante. La tristezza comunque è utile, ci ha permesso come specie di poter conservare quello che otteniamo e che costruiamo. Senza la tristezza faremo tante di quelle fesserie che perderemmo tutto subito. Grazie alla anticipazione della tristezza, noi facciamo in modo di poterla evitare. Il problema è che certe volte va fuori controllo e i motivi per i quali può andare fuori controllo sono tantissimi. Ci possono essere pure predisposizioni biologiche oppure fattori psicologici, quando noi pensiamo ad esempio di essere totalmente incompetenti o quando abbiamo aspirazioni irragionevoli. Molti dicono: mia madre non tornerà più. Certo, si chiama vita. La vita si gioca su più aree e più livelli. Se uno di questi a un certo punto diventa predominante ed esclusivo, se viene compromesso, la tristezza assorbe tutta la nostra vita. Quindi, se tutta la mia vita ruota attorno alla famiglia, se perdo la mia famiglia, non ho più niente. Mentre se la mia vita ruota attorno alla famiglia, agli amici, al lavoro, agli hobby e a tutto quello che può migliorarla, allora anche se un'area viene danneggiata, mi rimangono un sacco di cose. Non sottovalutare che il nostro corpo è progettato per stare bene, non per stare male. Quindi, a prescindere da quello che succede, noi tendiamo a superare le difficoltà. Angelo, vai, butta l'immondizia.
No, va, non me la sento, ho distrutto. Ci puoi andare tu, per favore. Va bene, vado io. La fregatura della tristezza è anche la cosa più bella. Considera che quando siamo tristi, molto spesso le persone che ci stanno accanto cominciano a coccolarci e a fare le cose per noi, cose che non farebbero altrimenti. Questi sono i vantaggi secondari della depressione e potrebbero far andare fuori controllo la nostra tristezza e le nostre motivazioni. A un certo punto potremmo smettere di fare anche le cose più semplici e a un certo punto non sapremo più da dove ricominciare. Esistono vari modi di essere triste. Ad esempio c'è la tristezza da senso di colpa o da autocommiserazione e da commiserazione. Ci sentiamo in colpa quando pensiamo che avremmo potuto fare qualcosa perché ne avevamo le capacità, ma non l'abbiamo fatta, magari una telefonata. Ci autocommiseriamo invece quando pensiamo che avremmo dovuto fare qualcosa, ma non ne saremmo stati capaci, quindi ci sentiamo proprio inutili. Da commiserazione invece quando attribuiamo la colpa agli altri, quindi quando sono gli altri che fanno schifo e sono inutili e non ci meritano. Comunque, spesso la tristezza segue condizioni preesistenti di ansia. Se siamo particolarmente ansiosi, l'ansia ci impedisce di fare cose e ogni volta che noi non facciamo qualche cosa, probabilmente perdiamo qualcos'altro. Quindi, se siamo troppo ansiosi e quindi viviamo una vita di privazioni, a un certo punto cominciamo a pensare a tutte le cose che non abbiamo fatto, che avremmo potuto fare e che abbiamo perso. Come ti ho fatto intuire, comunque non bisogna trascurare i vantaggi secondari della depressione, perché le persone che ci stanno accanto all'inizio tendono a rassicurarci, tendono a dirci non ti preoccupare, ci penso io, stai tranquillo, rimani a letto, non pensare a niente. In questo modo ci tolgono tutte le camurrie che avremmo dovuto fare. E camurria per camurria rimaniamo senza niente. Angelo, neanche oggi devi andare a lavorare. No, va, ora mi devo organizzare, poi ci vado, per ora non ci vado. Ora basta, mi hai rotto le scatole, alzati dal divano. Ad un certo punto le persone che ci stanno vicino si stancano, non ne possono più. E il non ti preoccupare diventa non ne posso più. Diventano anche aggressive. Le persone cominciano ad allontanarsi, non solo fisicamente, anche psicologicamente, e il senso di inettitudine e di solitudine diventa schiacciante. Per questo i nostri pensieri potrebbero ridursi solo a tre pensieri, cioè io sono inutile e faccio schifo, gli altri fanno schifo e sono crudeli, e il mondo fa schifo e un postaccio. La letteratura scientifica al riguardo è molto chiara. Per risollevare il nostro umore dobbiamo cominciare a riprenderci cose. E per riprenderci cose dobbiamo cominciare a rifare cose. La nostra mente ci frega perché ci fa sembrare che abbiamo perso tutto in uno schiocco di vita. Invece, molto spesso perdiamo le cose lentamente ed è lentamente che ce le possiamo riprendere, piano piano. E dobbiamo riprenderci anche le camurrie, perché anche le rotture di scatole fanno parte della vita.